Stai vendendo con il dropshipping e hai costruito il tuo e-commerce, ma magari ti starei chiedendo, era meglio avere un e-commerce generalista oppure un e-commerce altamente specializzato e di nicchia? In realtà la risposta è molto semplice e molto chiara. Ti dico tutto tra poco. Ciao, sono Riccardo Lievi, sono un dottore commercialista, uno dei titolari dello studio Lievi che ogni giorno aiuta dal punto di vista contabile e fiscale chi vende con il dropshipping. Oggi volevo parlarti della tipologia di e-commerce che dovresti avere per vendere con il dropshipping e ovviamente avere successo con questa modalità di vendita. In particolare sono andato a verificare che tipologia di e-commerce hanno i clienti dello studio Lievi. Ti posso dire che ci sono ovviamente due possibilità: o un e-commerce generalista, cioè un e-commerce in cui diciamo si vende qualsiasi cosa, oppure un e-commerce di nicchia specializzato. E ti posso assicurare che i clienti dello studio Lievi che hanno maggiore successo sono clienti che hanno deciso di costruire un e-commerce specializzato di nicchia. Innanzitutto, che cos'è una nicchia di mercato? Diciamo che una nicchia di mercato è una parte, un sottinsieme del mercato in cui diciamo che la concorrenza non ha ancora coperto completamente la domanda, quindi c'è molto più spazio per poter vendere i propri prodotti. Quindi diciamo che si va a concentrare l'attenzione su dei prodotti ben specifici, ci si specializza in quello e si offre solo quella tipologia di prodotti. Ovviamente trovare una nicchia che sia profittevole è importante, soprattutto una nicchia che sia anche totalmente o parzialmente scoperto, quindi non basta semplicemente trovare una nicchia di mercato, cioè una parte del mercato che offre solo quella specializzazione di prodotti, solo quella tipologia di prodotti. È importante che quella parte, quel sottinsieme di mercato non sia troppo presidiata da dei concorrenti, cioè quindi che ci sia ancora della domanda scoperta da poter appunto coprire con il tuo e-commerce. In particolare i clienti dello studio Lievi mi hanno individuato quattro motivazioni per cui è importante costruire un e-commerce di nicchia rispetto a un e-commerce generalista. Vediamole ad uno ad uno. La prima motivazione è data dal fatto che se tu hai un e-commerce di nicchia, ti andrai a relazionare con pochi fornitori e andrai a, diciamo, proporre pochi prodotti che sarà più facile andare appunto a trovare. Quindi se tu hai un e-commerce generalista, ti relazionerai con diversi fornitori, magari di diverse nazioni, con tantissimi prodotti da scegliere. Se invece tu focalizzerai l'attenzione solo su certi prodotti, andrai a relazionarti solo con certi fornitori, magari sempre gli stessi, quindi andrai a instaurare un rapporto duraturo, collaborativo e magari potrai avere per esempio anche dei prezzi di acquisto che siano più bassi rispetto a relazionarsi invece con tantissimi fornitori con cui non hai potere contrattuale. La seconda motivazione è data dal fatto che è più facile andare a individuare il target del tuo e-commerce. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che sarà più facile andare a individuare quale sarà il potenziale cliente del tuo e-commerce. Ovviamente se vendi ogni tipologia di prodotti praticamente non avrai target, saranno tutte le persone che navigano online e che vogliono fare acquisti. Se però tu ti concentri solo su certi specifici prodotti, allora avrai solo un target specifico e ovviamente se tu riesci a individuare quello specifico target potrai anche cambiare la comunicazione, quindi non fare una comunicazione generalista che va bene per tutti ma in realtà è efficace per nessuno, ma andare a fare una comunicazione estremamente specializzata e specifica per quel tuo target che hai individuato. La terza motivazione è il fatto di essere maggiormente riconoscibile agli occhi dei potenziali clienti come l'esperto del settore. Quindi se tu ti concentri appunto solo su una particolare nicchia di mercato, solo su uno specifico target, cosa succede? Che ti vai a imprimere nella mente delle persone che
atterreranno nel tuo e-commerce come l'esperto di quella specifica nicchia, come l'esperto di quegli specifici prodotti. Quindi ovviamente le persone saranno tentate maggiormente di comprare dal tuo e-commerce rispetto a un e-commerce generalista che invece vende ogni tipologia di prodotto, perché sentiranno che tu potrai essere il migliore venditore per loro, appunto perché ti sei specializzato in quel settore, quindi fornirai anche un'assistenza migliore rispetto a chi vende appunto ogni tipologia di prodotto. La quarta motivazione è data dal fatto che se tu hai un e-commerce di nicchia che tratta solo certe tipologie di prodotti, avrai più facilità di farti trovare online. Cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente il fulcro di tutto il discorso del dropshipping, quindi alla base di tutto, sta il fatto che il tuo e-commerce, per avere successo, deve essere ovviamente trovato online. Quindi le persone digitano determinate keyword e dovresti apparire ovviamente nei primi risultati della ricerca, appunto per quelle parole chiave che sono state digitate dall'utente sui motori di ricerca. Cosa succede se tu hai un e-commerce generalista che tratta ogni tipologia di prodotto? Ti andrai a scontrare con dei marketplace che sono ovviamente enormi e sono anche molto potenti come posizionamento online. Se invece tu andrai a scegliere certe tipologie di prodotti e venderai solo quelle tipologie di prodotti, ti assicuro che a livello di SEO, cioè di tecniche per poter salire sui motori di ricerca per i risultati appunto che appaiono all'utente che sta appunto facendo delle ricerche online, è molto più facile. E quindi diciamo che hai la possibilità, se andrai a scegliere un e-commerce di nicchia altamente specializzato, di farti trovare appunto dai potenziali clienti che stanno cercando solo quello specifico prodotto che tu vendi. Bene, queste erano le motivazioni che mi hanno riferito i clienti dello studio Allievi che vendono in dropshipping, per cui è meglio vendere con un e-commerce di nicchia specializzato rispetto a vendere con il dropshipping con un e-commerce generalista. Diciamo che queste motivazioni che mi hanno riferito i clienti dello studio Allievi sinceramente le condivido. In ogni caso, se tu hai altre motivazioni oppure non condividi queste motivazioni che ti ho esposto in questo video, ti invito a inserire il tuo commento sotto a questo video. Se invece hai bisogno di una sessione di assistenza personalizzata su aspetti contabili e fiscali del dropshipping con me o con mio fratello Massimiliano, allora trovi il link nella descrizione sotto a questo video per poterla prenotare. Con oggi è veramente tutto, ti do appuntamento al prossimo video sul dropshipping. Ciao, alla prossima!